Regione Marche. Questo istituto comprensivo è un istituto comprensivo modello per la didattica, perché riunisce anche comprensori di vari comuni. Qui cresciamo, noi solitamente diciamo, il nostro futuro, invece stiamo vivendo il presente con i nostri ragazzi che garantiranno il futuro della nostra nazione, dei nostri comuni, della nostra regione per le prossime generazioni. Per questo dobbiamo garantire ambienti sicuri ai nostri bambini e agli operatori. Ecco perché questo istituto ha installato apparecchi di ventilazione meccanica controllata in grado di abbattere fino al 99% la presenza di virus e di agenti inquinanti nelle aule, se ben utilizzati. Questo abbiamo fatto nel comune di Monte Calvo in Foglia, così come abbiamo fatto in tanti altri comuni marchigiani, senza distinzione tra piccoli e grandi comuni, tra comuni della costa e comuni dell'entroterra. La Regione davvero vuole essere vicino agli insegnanti, ai dirigenti scolastici e alle famiglie, vuole essere vicino ai sindaci senza distinzione. Beh, sicuramente, come ho detto prima, ci aiuta, no? Ci aiuta a condurre delle lezioni sicuramente in modo più confortevole. L'anno scorso sono state seguite le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, no? Fra le quali anche la reazione costante dei locali e quindi delle strutture scolastiche. Chiaramente lo abbiamo fatto con l'apertura delle finestre nel modo più naturale possibile, più immediato possibile. L'installazione di questi impianti di ventilazione permette di svolgere le lezioni sicuramente con maggiore benessere, ma anche con maggiore sicurezza, chiaramente. In questo periodo di Covid avere la possibilità di un riciclo costante della reazione delle aule è una cosa importantissima, e questo bando ci ha permesso proprio di realizzare questo, perché un piccolo comune, specialmente come il nostro, non sarebbe mai riuscito con le finanze del bilancio comunale a realizzare questo intervento. Invece con questo bando siamo riusciti a mettere, io parlo per il mio territorio, comune di Monte Calvo in Foglia, a rendere i 3 edifici scolastici presenti sul mio territorio sicuri e ben areati, diciamo, dal punto di vista di anti-Covid, perché questo sistema fa un riciclo di aria mandando fuori aria calda, ma non fa entrare aria fredda, ma entra a 21 gradi, perciò non altera, diciamo, la temperatura dell'aula, e questo è un benessere sia per i ragazzi che per gli insegnanti che sono nelle nostre scuole. Il finanziamento che abbiamo ottenuto ammonta a 92.000 euro e ha permesso l'installazione di 5 macchine di impianto di ventilazione nella scuola primaria di Borgo Massano, mettendo così in condizioni favorevoli le lezioni di 80 bambini, e l'installazione di altre 18 macchine nella sede centrale Calanciarino, che permette una reazione di 18 aule, favorendo la giornata di 330 alunni. Un ringraziamento particolare alla Regione per aver, diciamo, dato questa opportunità ai comuni, a noi piccoli comuni. L'opportunità per i 70 circa bambini delle scuole primarie di Tavoleto rappresenta un momento di vera inclusione, secondo me, nell'ambito sociale, perché avere ambienti salubri danno un senso di appartenenza allo Stato, secondo me, più diretto per i bambini, e quindi sono consapevoli che lo Stato, se è vicino a loro, e qui ringraziamo la Regione Marche che ci ha permesso questo intervento.